Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho il pelliciotto perché ho freddo, poi come già vi dicevo nello scorso video, e io sono freddolosa, quindi ovviamente ho la pelliccia, però le maniche a tre quarti, che ha molto senso, però non importa, perché va sempre tutto bene. Allora, come avrete letto dal titolo, questo è il video dei preferiti di questo mese. Solitamente la maggior parte delle youtuber, la prima frase che dice è: oh, com'è passato presto questo mese, e invece per me è stato lungo eterno. Quindi è stato, penso, il mese più lungo della mia vita. Per fortuna ci sono abbastanza preferiti, vuol dire che le cose comunque non sono andate poi così male. Ed è stato un mese eterno, non è passato in un baleno, speravo passasse più velocemente, quindi confido in novembre che faccia arrivare tipo Natale dopodomani. Anche perché in novembre non c'è mai una pigna da fare, il che è frustrante. Premesso ciò, incominciamo con i preferiti e comincerei assolutissimamente dalla musica. Allora, per quanto riguarda la musica, probabilmente non c'è una canzone, ma ce ne saranno sicuramente due. Una delle due è sicuramente Crystals di Of Monsters and Men. Mentre al secondo posto metterei Freedom. Vestiti sono sicuramente tra i migliori di questo mese e i tipo must have anche dell'autunno. In primis, li ho appoggiati qua dietro, questa camicia di flanella di Brandy Melville. Quest'anno le camicie di flanella sono tipo tornate super di moda e le trovate praticamente ovunque, però solitamente molti negozi per quelle da donna tendono a fare questo taglio femminile che a volte non è molto lungo o a mio avviso non è molto comodo. Io se compro la camicia di flanella è perché voglio metterci sotto una maglia a maniche lunghe e sopra una camicia di flanella comoda, quindi deve fare proprio anche da giacca oltre che da camicia. È molto lunga in realtà, manica lunga, io la bottono, la rotolo, e è molto semplice ed è tipo morbidissima, la cosa più morbida che io abbia mai preso. Al secondo posto c'è sicuramente questa camicina qui di H&M, super semplice con tutti i coniglietti, ma è molto comoda, veste molto bene, mi piace veramente veramente tanto, e appunto ha tutti questi coniglietti graziosissimi su tutta la camicetta, cioè. E le camicie sono diventate la mia ultima fissa, le sto comprando di tutti i tipi, con tutte le fantasie che riesco a trovare. Da Zara le ho trovate con i cavalli, con gli uccellini, cioè ormai compro solo camicie praticamente. Mentre il terzo capo non è un capo, ma sono un paio di scarpe. Sono queste, sono le mie Converse, sono il mio Star, che da un lato sono bianche, mentre dall'altro hanno questa stampa, e adesso mi direte che cazzo c'è stampato. C'è stampato. Si dice cazzo su. Ci sono delle stampe americane, è praticamente uno sfondo tipo di legno con pubblicità vintage americane, c'è la Apple, c'è la Starbucks, c'è di tutto praticamente. E ci sono tutte queste stampe. Dove le trovate? Non le trovate da nessuna parte. Cosa vuol dire? Queste le ho comprate ancora quest'estate quando sono stata da Santorini. Il negozio dove sono stata compare anche nel video del Travel Diary che vi ho fatto di Santorini. C'è un negozio a un certo punto che compare dove c'è scritto True Image, Create Your Own. Praticamente vi permettevano di creare scarpe e maglie personalizzate con la stampa che volevate, potevate addirittura sceglierla da internet e mettere una foto personale. Io ho scelto questa stampa perché mi rappresenta un botto sia per i colori che proprio per la stampa stessa,
E devo dire che va una bomba con anche le cose che indosso adesso durante l'inverno. Le Converse sono super leggere come scarpe autunnali e invernali, infatti in inverno inoltrato non le utilizzerò mai. Però ora che è autunno, con un paio di calzettoni pesanti sotto, devo dire che sono semplicemente favolose. E la stampa ha dei colori che vanno perfettamente con quello che io solitamente porto, con il mio stile. Passerei poi al make-up. In realtà il make-up ho 5700 cose che potrei mostrarvi, ma me ne mostrerò solamente tre. Il primo promosso è il I Love Extreme della Essence, che è il mascara. Ho preso questo qui nero, prima usavo quello rosa, rosa, è rosa praticamente, allo scovolino molto duro, mentre questo, che adesso non lo vedrete mai attraverso la videocamera, allo scovolino quello un pochino più spesso, mi fa delle ciglia bellissime, fa proprio l'effetto finto come l'altro. Tra i due le adoro uguali, hanno tutti e due un'ottima tenuta, un'ottima resa, quindi ve li consiglio entrambi, super gettonati per l'autunno-inverno. Poi sicuramente promosso col 110 e lode questo ombretto qui, che non so se riuscite a vedere il colore, ma è tipo un marroncino un po' ramato sul rosa rame di Kiko, è il numero 137 esattamente, ed è un ombretto normalissimo di quelli pressati di Kiko, che però ha un colore che quest'autunno mi piace un botto e lo sto usando praticamente un sacco. Infatti penso che finirà tipo a breve e lo riuscirò a consumare tutto in una stagione, il che è ottimo. E poi promossissimo questo rossetto di Kiko della nuova collezione, il 128. È un rosso molto scuro, molto scuro. So che è fuori poco, ma almeno riuscite a intuire un pochino il colore, che è questo color ciliegia, che veramente mi sta facendo andare fuori di testa perché è molto bello, è perfetto per l'autunno e si stende una meraviglia e mi dura praticamente tutta la giornata. Solitamente in una giornata, dalla mattina alla sera, lo vado a ritoccare una volta e l'ho portato anche lavorando, quindi parlavo e devo dire che restava bello disteso, non si incastrava nelle pieghe, non faceva segni strani. Poi passiamo ai libri. Super gettonati due questo mese i libri. Allora, uno è L'istinto del lupo, che è di Massimo Luigi. Praticamente devo ancora finirlo, quindi non so dirvi come finisce, mi mancheranno più o meno un centinaio di pagine. E in questo weekend ho tipo intenzione di finirlo. È molto carino, è un po' diverso dal solito, non è un romanzo d'amore, quelle cose là, però racconta la storia praticamente di questo ragazzo ricco che va a vivere con un barbone e bla bla bla. Adesso ve lo racconterò in una recensione, perché ho ben due libri da recensirvi. Uno l'ho letto in una settimana, questo ci sto mettendo più o meno un mesetto a leggere un libro che è di 400 pagine. È un po' assurdo, ma in questo mese non ho mai avuto il tempo per leggere. Ora lo finirò in questo weekend e poi vi faccio una recensione. Il secondo libro è sicuramente il mio Reckless Journal. È un paio di settimane che ce l'ho, o forse una, e già, come vedete, sta tipo prendendo vita, sta tipo ampliando, raggiungerà un volume inimmaginabile verso la fine. C'è anche delle orecchie che vengono fuori, c'è l'ho tipo tutto disegnato, colorato, ci ho messo i fiori, c'è robe assurde. E devo dire che mi sta piacendo un botto. Mentre poi per quanto riguarda l'oggetto random, ho deciso che nei video dei preferiti metterò anche l'oggetto random, comunque qualcosa che non ha a che vedere con i soliti preferiti, qualcosa che magari mi è piaciuto particolarmente, può essere qualcosa da mangiare o qualcos'altro. E in questo caso è la mia Lomo Instant. Praticamente io non ho una di quelle Instant Mini 8 che ora vanno super di moda, ma ho la Lomo Instant perché ha una funzionalità che è un po' più diversa ed è un po' più, secondo me, originale. Cosa vuol dire? Voi dovete praticamente andare sempre ad impostarla, quindi a me che piace la fotografia dà più soddisfazione perché la vado a impostare, devo capire i giochi di luce, i giochi di immagine, si possono fare le foto quelle con le scritte luminose, la sovrapposizione, quindi è una macchina che ti permette di creare qualcosa di più che una semplice foto Polaroid. L'unica pecca a mio avviso è che le fa piccole, fa lo stesso formato delle Instax Mini,
sarebbe stato favoloso se faceva le Polaroid grandi, ma questo non importa perché comunque come prima macchina istantanea spacca, cioè è bellissima, mi sto divertendo un botto e penso di aver fatto 8 milioni di foto con questa. Questo era tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, scrivetemi pure tutto nei commenti, qualsiasi domanda, pollici eccetera. Non dimenticate di iscrivervi se volete vedere altri video o comunque se volete sempre restare aggiornati sui miei video. E questo era tutto, vi mando un bacio e ciao!